Torniamo sul luogo del delitto perché noi a San Sì, Diego ci guarda, siamo stati. ti faccio vedere la maglia, guarda, Che guarda qua. Italia, spettacolo! Che Italia. spettacolo! Direttamente dal sud della California, San Diego. Sì, San Diego, vedi, questa è stata la maglia che ho fatto fare da un'azienda italiana, RA, c'è scritto Italia San Diego, il logo della nostra serata, la loro marca, e poi qui su cortesia del Rimini Baseball, la Italian Foundation, Baseball Foundation New York, e qui le tre associazioni, diciamo, culturali che hanno fatto quell'evento, e dietro il numero 5, che è quello che mette mio figlio. E allora io veramente io non so più che cos'altro aggiungere. Orlando, ecco, l'italianità fatta persona in quel di San Diego, ma un'italianità che si sposta. Mi vuoi far piangere fin dall'inizio. Tra l'altro, allora fatemelo raccontare adesso. Lo racconto in diretta. Orlando si commosse durante una chiacchierata che facemmo qui a Italian Heritage. Ma quelle tue lacrime, Orlando, mi sono costate un sacco di messaggi di gente che diceva bellissima questa cosa, fantastica. Cioè, è stata una cosa meravigliosa. Ovviamente, assolutamente non preparata. Questa è No, l'italianità. no. Questa è la vera. Questo è lo spirito italiano. Oh, dobbiamo dirlo, Parliamo d'altro, se no ritorno di Orlando. nuovo su quell'emozione. Senti, allora io ti dico una cosa in anteprima. A ottobre saremo a New York con Patrimonio Italiano TV. Sì. Organizziamo una cosetta a San Diego poi più avanti perché noi ci sposteremo, inizieremo le premiazioni e i Patrimonio Italiano Awards. Vogliamo fare questi eventi in giro per il mondo, per cui ci stiamo organizzando, insomma, ci sposteremo da ottobre in poi. Ma posso dire che in settembre, ottobre sono qui, Sì. i due miei figli giocheranno, saranno probabilmente convocati con la nazionale che farà uno stage a Mesa, Arizona, fino al 14-15 di ottobre, per cui ci sarà tutta la nazionale italiana di baseball qui negli Stati Uniti. Magari possiamo fare una diretta dal loro Che ritiro, meraviglia. ok? Saranno qui le prime 2 settimane di ottobre, qui in America, in Arizona. E poi dopo Fantastico. torno a casa, chiaramente. Assolutamente. Allora, noi parliamo adesso un attimo intanto a proposito proprio di baseball e poi ci raccordiamo perché veramente quest'anno dovrà essere l'anno proprio in cui l'italianità esplode. Vabbè, non è che se serviamo noi, però insomma, nel nostro piccolo vogliamo contribuire. Orlando, io sono felicissimo di tornare da te, di tornare a San Diego e di ricollegarmi con te perché questa è una diretta speciale, l'ultima diretta di questo Patrimonio Italiano TV Italian Heritage. Prima della pausa, poi riprendiamo a ottobre. Però ecco, sono contento perché ci siamo tenuti in contatto. Io ho conosciuto te, che sei una persona meravigliosa, e sono contento di questa trasmissione anche solo per aver conosciuto te. Ecco, se dovessi dire un motivo per cui mi fa felice questo programma, è perché ho conosciuto tanta gente stupenda, tra cui tu che Sì, sei. ma Vabbè. ho sentito anche io le tue interviste, tantissime persone meritevoli. Adesso ho sentito quella ragazza, mi sono sfuggito il nome, di 20 anni, Viviana, sì. già laureata, cioè cose eccezionali. Eccellenze italiane, patrimoni italiani. Ma adesso basta Giuliana, sbrollinati perché sennò poi. Eh? come si chiamava Giuliana? Forse non. Viviana, 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 Viviana. Viviana. E vi svelo una Ok. cosa, lo dico. È la figlia della mia maestra delle elementari, di cui lo dico in diretta. Guardate, lo dico in diretta. Io da piccolo ne ero follemente innamorato. Andavo a scuola col cravattino. Fatemele di ste cose perché ormai non mi vergogno più di nulla. Ci sono sempre delle insegnanti che rimangono nel Mi è cuore. rimasta nel cuore Rosa, la saluto con un grandissimo abbraccio. Poi ovviamente lei ci marciava, Michelino, e io mi ringalluzzivo, mi ha chiamato Michelino. Vabbè, vabbè, andiamo oltre. Momenti anche così goliardici. Allora, io devo dirvi, appunto, Orlando, parliamo di baseball, perché? Perché come ci dicevi tu, tuo figlio gioca a baseball nel Rimini e sembra essere Due figli, anche. tutti e 2 figli giocano nel Tutte e Rimini due figlie, adesso. ecco, allora facciamo un attimo il punto, Orlando, io ti lascio il Sì, ma microfono. adesso vabbè, non è che voglio condurre io No, la no, 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 discussione. no, beh, però se io Due dico di. bambini, dei ragazzi, e poi dopo parliamo del baseball in Italia o di altre cose, perché sennò non è una roba, cioè, Tu l'hai capisci? seguito? Vabbè, giocano No, no, nel vabbè, comunque è un'eccellenza italiana che si sta facendo largo anche baseball. Sì, all'estero quello perché. sì.
Quello sì. Ci No, siamo no, veramente, sentiti. questa Sì. eccezionale. I tuoi ragazzi giocano con il Rimini Baseball, Perfetto. siamo campioni d'Italia nel 2017, abbiamo vinto il campionato, c'era già Nicola lì, siamo campioni vice campioni d'Europa, siamo arrivati in finale nella Coppa Campioni, diciamo, questo giugno scorso. Abbiamo perso contro il Neptunus di Rotterdam, per cui abbiamo perso contro gli olandesi. Poi Giovannino ha chiuso la sua carriera universitaria, ha fatto alcuni provini, non è stato preso, e allora ben volentieri è stato dirottato a Rimini insieme al fratello. E le prime tre partite che ha fatto sfracelli. Proprio è andato molto bene, ha fatto tre fuoricampo, ha delle medie altissime, ancora pochi punti, però c'è cioè poche partite, però si è comportato bene, tant'è che l'hanno chiamato alla nazionale anche a lui. E Vabbè, che sì, sono dire. i due fratelli, faranno una amichevole a Ronchi dei Legionari l'8 di agosto, una partita amichevole della nazionale italiana contro una formazione locale, proprio per prepararsi a quello che sarà l'evento clou di questa stagione, che sarà un'altra volta ad Amsterdam dal 18 al 23 di settembre. E per cui, insomma, come padre sono felicissimo. Meraviglioso. I due ragazzi stanno giocando bene, Nico ha fatto anche lui molto bene in un torneo conclusosi 2 settimane fa anche lì ad Amsterdam. E ha avuto la migliore media degli italiani, insomma, se l'è cavata bene. È uno sport che in Italia non viene seguito tanto, È vero. però è bellissimo. È uno sport molto bello, bisogna capirlo. C'ha Esatto. 288 regole, per cui è difficile da appassionarsi all'inizio proprio perché non si capisce bene cosa sta succedendo. Però è entusiasmante perché è molto cerebrale, è sicuramente lo sport più difficile al mondo perché sbagli 7 volte su 10 sei un campione, non c'è sport dove tu sbagli 7 volte su 10 sei un campione, per cui ha una difficoltà estrema. Poi se ne parliamo oppure fammi domande Senti, no, o non lo io so. sto mostrando due articoli, ecco, c'è cioè il sito ufficiale del Rimini Baseball Club e poi un articolo relativo di 2 giorni fa, quindi credo che ci siamo, insomma, Sì, gara 1. io ti vedo, Sì. sinceramente non vedo cosa stai facendo Sì, vedere, no, no, dimmelo no, no, tutto. infatti io sto mostrando la versione online di Caro Sport in cui si parla di questa gara 1 contro Città di Nettuno vinta 5-2. Questo è un articolo del 28 luglio. 5-2, Sì. invece poi la seconda è stata 3-0? vinta 3-0 Sì, e tutti i perfetto. metri fini hanno fatto i 3 punti. Ah, Per vedi, cui vedi. Due fuoricampo di Giovanni, e un punto portato a casa con una sac fly di Nico, per cui hanno vinto 3-0 nella partita 2. E lo Insomma. dico sul sito del Rimini Baseball, sito ufficiale, c'è proprio come titolo Hernandez e il rilanciatore vincente, salvezza per Kelly, due fuoricampo di Giovanni Garbella. Quindi c'è un Garbella nel titolo, è fantastico, dai, Sì. diciamolo, diciamo. Ma Core papà, insomma, come diciamo a Napoli. due fuori, dunque, fuoricampo è già difficile perché è una pallina che esce a 400 piedi, lui è uscito, per cui stiamo parlando di 130 metri, una pallina battuta che va a 130 metri, per cui non è facilissimo fare il fuoricampo, soprattutto in Italia che hanno costruito campi molto, molto lunghi, molto grandi, no? E farne due in una partita è una cosa abbastanza rara, e in Completo. più farla alla sera vicino al mare e al fiume, perché lì nel campo c'è un fiume vicino. Perché l'aria è molto umida, per cui piena d'acqua e la Sì. palla non vola, non va. Per cui buttarla fuori 2 volte alla sera, così, insomma, grande, grande potenza. Questa è una cosa bellissima. Sai cosa stavo pensando, Orlando? Io ti sto guardando in questo momento, siamo in collegamento, ma è fantastico perché questa, tra l'altro, è la prima volta che faccio un doppio collegamento perché sei l'unica persona con cui mi ricollego, ma ripeto, è un Bellissimo. piacere. Nulla togliere agli altri, ovviamente, ma
Da ottobre ci ricollegheremo con tanti altri amici. Mi sembra proprio di Certo. essere a casa in questo momento. Guarda, è una Sì, sono a sensazione casa. strana. No, mi Sono a sembra essere casa. pure a me con te, quindi. No, sono a casa perché oggi ieri e oggi giornata campale qui a casa mia, perché è giornata di tasse. Allora, ieri abbiamo fatto le tasse della mia società e adesso stiamo facendo le tasse personali. Per cui, nel mio Brutto desk, momento, brutto. tavolo dove ci avevamo incollegati l'altra volta, è pieno di carte e tutto. Allora mi sono messo in sala Ora sei e. troppo sorridente, però fammelo dire. In questi momenti si piange, insomma, almeno in Italia. Vabbè, chiudiamo parentesi. No, Senti. no, da noi qui no, guarda, ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dire, no, cioè, innanzitutto, dunque, le tasse societarie devono essere fatte entro il 15 di marzo, però puoi chiedere un'estensione, no, fino a settembre. Io ho avuto un po' di tempo adesso, l'ho fatto adesso. Già il fatto che puoi estendere le tasse, le puoi manovrare secondo dei tuoi impegni. Invece le tasse personali, bisogna farle entro il 15 di aprile. Anche lì puoi chiedere l'estensione fino al 15 di ottobre. E allora, visto che abbiamo fatto una, adesso facciamo anche l'altra, siamo lì a scartabellare, a mettere insieme. È una cosa che porta via. Io nelle societarie l'ho fatto il giorno prima, 3-4 ore, mi sono messo lì, ho tirato giù tutti i dati, quanto ho comprato, quanto ho venduto, cosa ho speso e via dicendo. E sono andato dal commercialista, l'abbiamo messo giù È finito, cioè non è, al contrario dell'Italia, non è un argomento su cui ci si sofferma le tasse in America. Cioè Eccolo qui. non è che a un tavolo di una cena si comincia a parlare di tasse e di fisco, ma proprio mai. Ma proprio mai, proprio Bellissimo, non. bellissimo, Cioè fantastico. è un altro, non ti dà fastidio, insomma, no? Non ti dà No, fastidio. anche perché, ecco, io pago per dei servizi, insomma, io le tasse le pago volentieri quando i servizi sono buoni, credo che lì siano buoni, non lo so, qui sicuramente non sono Sì, buoni. adesso dipende che cosa uno fa, che Sì, cosa beh. chiede, ma in generale è abbastanza libero, cioè nel senso non è che c'è proprio una correlazione precisa, anche perché c'è un'altra cosa da dire che qui spaventa un po' gli italiani. Tutte le case pagano una patrimoniale annuale di circa l'1-2% del valore della casa. Allora, sai, lì, per esempio, nel mio neighborhood, nel mio, come si dice, Vicinato, quartiere, qui quartiere, alla sì. Hoya, il Sì. quartiere della Hoya, la casa che costa di meno è 1,5 milioni di dollari. Per cui ogni anno si paga circa 17-18 mila dollari di tasse, Mamma no? mia, È una, è una, è una. Quando uno la compra nuova, no? fantastico. Allora, quando tu la compri, si compra una casa 1,5 milioni, benissimo, 1,5 milioni. Allora la contea ti manda la cartella, dice la tua casa è stata comprata 1,5 milioni, quello è il valore perché l'hai pagata e da quel giorno lì cominciano le tasse, no, di questi 15-17 mila dollari. Ogni anno, però qui comprende queste tasse patrimoniali, comprendono la scuola, la sicurezza, cioè la polizia, il ritiro rifiuti, cioè è tutto assieme, capito? Non è che c'è altre tasse, c'è tutto lì. E poi vai avanti. E se invece tu hai comprato una casa come ho comprato io 30 fischi anni fa e costava solo 264 mila dollari, ecco che le mie tasse sono solo 2 mila dollari all'anno, Ecco che 3 mila si dollari. ride, ecco che si ride. Si paghi poco perché l'idea è quella che se tu vai in là con gli anni, non produci più reddito, non puoi sostenere il valore della tua casa che è aumentato. Rimani sempre col valore che hai preso con un aumento del 2% ogni anno. Una vecchiettina che ha comprato una casa a 200.000 come potevamo aver fatto noi e adesso vale 2 milioni non può sostenere 25.000 dollari Esatto, di tasse ogni anno e continua a salire quel 2% che è il costo della vita, per cui se l'è cavata così. Insomma, questo è soltanto una piccola cosa per le tasse. Vedi? Però c'è una bellissimo. patrimoniale che da noi dicono: ah, la patrimoniale da noi c'è, però tutti gli anni, però è accettata bene, i servizi sono buoni e come ti dico, chi si permette una casa da 1,5 milioni ci avrà i 15 mila dollari all'anno o giù di lì per Per pagare le poterla tasse. pagare. Via.
Orlando, senti, io devo chiudere a breve, però se tu ci sei, io devo fare un salto in Calabria, in Argentina e in Canada, cioè il nostro aereo Sì. virtuale. Tra l'altro stasera ho dimenticato di far volare Google Earth. Vabbè, mi perdonerete perché purtroppo, essendo l'ultima diretta, siamo un po' in fibrillazione. Però io intanto ripeto, mi sento io a casa proprio con te, perché proprio al di là del fatto che tu sia a casa, ormai c'è questa familiarità, ci siamo sentiti Sì, spesso ma anche vorrei vedere. nel corso dei mesi. Ci dobbiamo vedere dal vivo, però insomma, o qua o là, Sì, quindi sì. così vanno le cose. E io, allora, come si Lo sta vedevo oggi? che c'è sta cosa sopra la testa, questa affare dritta lì, dietro. Mi sembrava. Che poi, tra l'altro, aspetta che te la faccio vedere perché è una roba incredibile. Questa, poi Sì. ti lascio, so che prendo via del tempo. Questo qui. E tu dici, ma cos'è questa roba qua? Questo viene dalla Sombrero? mia regione, la Valle d'Aosta, no? Questo qui serve per metterselo intorno alla vita, adesso non mi voglio far vedere, no? Mentre intorno alla vita, vedi, qui c'è questa specie di cinta, sempre fatta Tremo. in, no? Tutta intarsiata, no? E ci si attacca così e si va a mungere le mucche, hai capito? Questa sì, questa è la roba delle mucche, perché tu vedi che c'è questo spunzone che penetra nella terra dove vai nella stalla, no? E questo te lo porti dietro così non ti devi alzare, prendere lo sgabello e portare. Te lo attacchi in vita e te lo Fantastico. porti fuori. C'è sempre tempo, però Questo vedi? è. L'italianità anche negli oggetti. Certo. Orlando, fa caldo lì oggi? Sì, oggi sarà 30 gradi buoni. Sì. Insomma, Caldino. c'è vento un po', c'è venticello. Però è calmino, sì. Vabbè, Benissimo. Orlando, io ti voglio saluti, abbracciare e ringraziare grazie. tantissimo per essere stato di nuovo con noi. Certo. Ormai non sei un ospite, ormai sei di casa anche tu, insomma, Perfetto, siamo entrambi di grazie ancora. casa. Ci aggiorniamo a presto allora. Grazie mille Senz'altro. e un saluto ai Saluti. pargoli. Grazie Orlando. Grazie. Ciao, ciao, ciao.